Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Dobbiamo dare una spallata alle precedenti amministrazioni, quelle che hanno reso Taranto assolutamente invivibile. Precedenti amministrazioni, partendo dall'amministrazione Di Bello, passando per Stefano e arrivando dulcis in fundo, anzi dulcis per modo di dire, all'amministrazione Melucci, il sindaco che dice di aver seminato la rinascita in quei cartelli. Altro che rinascita, tu hai soltanto seminato degrado, questa città è degradata. E non a caso oggi siamo in via Pupino, nel pieno centro umbertino. Ho al mio fianco Marco Tanese, un giovane operaio che opera nel campo dell'edilizia, 28enne, sarà candidato nelle nostre liste, nella lista Taranto senza Ilva al prossimo consiglio comunale. Qui sono stati eseguiti dei lavori da parte dell'acquedotto pugliese, da una ditta per conto dell'acquedotto pugliese, che ha ritenuto opportuno realizzare le opere di scasso, di scavo, e dopodiché cosa ha fatto? Mica ha ripavimentato, ha soltanto gettato del cemento. Quindi fa la gettata di cemento e se ne va, senza ripavimentare. Il ruolo dell'amministrazione comunale qual è? Un'amministrazione comunale, un sindaco, un assessore, che cosa fanno? Piegano la testa? Non fanno il casino? Questa è la realtà di Taranto. Un'amministrazione comunale che ha saputo soltanto subire e ha subito un territorio sfregiato dagli altri enti. Questo è il valore politico-amministrativo della gestione Melucci. Marco, vedere una cosa del genere sembra un film horror, non sembra poter essere realtà. È spaventoso, Luigi, è spaventoso vedere come nel XXI secolo vengono lasciate ancora così le cose. È una cosa che a me fa schifo, scusate il termine, scusate l'espressione, ma mi fa schifo. Schifo ai tanti tarantini che hanno sottolineato il problema. Vedere la mia città lasciata e celata in queste condizioni, non credo che da parte della ditta operante era un dispendio economico così grande da non poter mettere due mattoni. Anche perché stiamo parlando di 5 isolati, lasciare un marciapiede distrutto, perché anche se hanno chiuso, hanno cementato con del cemento, hanno messo del cemento, non credo che sia una condizione idonea per chi cammina a piedi, una persona che va in carrozzina, un passeggino. Io credo che sia veramente una cosa pietosa. Io penso agli anziani, un anziano che cade e si rompe un femore e finisce veramente di vivere. E qui ci sono le responsabilità dell'amministrazione nel non essere stata capace di farsi rispettare. Signori, un assessore ai lavori pubblici, un assessore al patrimonio deve fare il casino dinanzi a queste cose. Invece cosa si è fatto a Taranto? Si è subito il colpo e ancora una volta si è detto sì ai padroni baresi, perché l'acquedotto è barese, il presidente dell'acquedotto nominato da Emiliano, e quindi Taranto è terra di conquista. Le ditte vengono a Taranto, sfreggiano e il comune guarda il sole, guarda le stelle. Zero controlli sia per il centro che per le periferie. Cioè non si può lasciare una città sfregiata così. Stiamo parlando del centro, non è giusto neanche in una periferia, figuriamoci nel centro, lasciare una condizione così. E un turista che viene a Taranto cosa dice? Che cosa deve fotografare un turista? Se ne va sul lungomare, sappiamo benissimo quello che c'è sul lungomare, della sporcizia e del malcontento generale cittadino che si sa benissimo e che abbiamo fatto vedere tante volte. Viene in via Pupino o nelle zone limitrofe e trova questi marciapiedi che sono impraticabili. 5 isolati almeno. 5 isolati compresi i scivoli. Stiamo parlando di 6 scivoli, 7 scivoli per quanti sono. Scivoli che servono a un disabile nell'attraversare la strada. Scivoli che servono a una signora che va in passeggino. Io non credo di voler loro del mondo o una città diversa da quello che è la mia città, ma voglio una città vivibile, che sia
che sia Puga, che sia genuina, che sia aggiustata, non come lasciata al degrado, all'abbandono. Proprio per questo è nata Taranto senza Ilva. Si parte dalla questione ambientale, ma priorità assoluta alla vivibilità urbana. Io non ho altro da dire. Questa è la rinascita che l'amministrazione Melucci dice di aver seminato. Guardatela con i vostri occhi.